Ragazzi, faccio una delle mie cose preferite, ovvero mettermi a letto. Oddio. È più strano di quanto pensassi. State vedendo? Cioè, la luce della mia camera mi fa da sveglia. E tra l'altro, ragazzi, cioè, dà un fastidio incredibile. Vi sfiderei a non alzarvi così. Ok, adesso è tempo di alzare la tapparella, questo perché è mattina, e spiegarvi, connettendovi col me del passato, come ho fatto. E ragazzi, vi faccio un piccolo spoiler, cioè guardate qua, cioè ho smontato casa, guardate qua. Ci sono cose in bilico le une sulle altre. E quindi spero davvero che questo video vi piaccia, perché ragazzi, io mi sono divertito. Non so voi, però, tra l'altro può essere utile, ragazzi, cioè, la luce che mi sveglia, è incredibile, è incredibile. Adesso andiamo a vedere come ho fatto. Cioè, ragazzi, avete presente la sveglia degli Xiaomi? È tipo una sveglia super rilassante, super carina, e a me non mi piace, perché io non mi voglio alzare con tutta questa tranquillità, cioè, perché sennò non mi alzo più, anzi, quasi che mi rilassa ancora di più la sveglia che mi fa bello addormentare. Quindi, adesso andiamo a creare una sveglia praticamente che mi spara la luce in faccia. E vediamo che ne esce, va bene? Allora, per fare questo ci servirebbe un real time clock, che voi già avete visto se seguite questo canale. Esatto, ragazzi, nella campanella automatica, dove, come vedevate nella scorsa clip, qua c'era l'RTC, che è questo. Solo che questo non so perché, ma con Arduino mi dà dei problemi, non lo riesco a settare, non riesco a impostare l'ora, e quindi ho risumato questo vecchio RTC. E quindi niente, proviamo ad usare questo per la sveglia con la luce. Allora, rieccomi qua. Dopo un po' di bestemmiamenti, perché come vi dicevo, questo modulo qua non funziona, adesso dobbiamo andare a effettuare i collegamenti elettrici. Per quanto riguarda il modulo RTC, dovete usare solo quattro ingressi, che sono VCC, GND, SDA e SCL. Poi dovete usare ovviamente un Arduino, in questo caso io uso il Nano, e poi vi serve ovviamente per controllare la luce un relay. Vi ho fatto vedere negli ultimi video questo modulo relay che mi sono creato io, dove praticamente non entra altro che la 5 volt e il negativo, e poi qua mi interrompe un polo, diciamo così, della 220 volt. I collegamenti sono semplicissimi, basta che prendete il modulo e lo scaffate qua sulla breadboard. Poi pigliate quattro cavetti, il GND, il negativo va col negativo. Poi qua c'è scritto VCC, quindi sappiamo essere l'alimentazione, va alla 5 volt. Poi SDA va su A4, sul pin analogico 4, e SCL va sul pin analogico 5, quindi A5. Poi prendete il relè e uno lo mettete sul negativo, quindi possiamo trovare un qualsiasi altro negativo qua sull'Arduino, tipo questo, e l'altro pin. Ragazzi, mi sa che questo pin è stato un po' mangiato. Vabbè, allora risolviamo. Questo lo mettiamo un pin a caso, tipo per rimanere vicini qua al D2. Anzi, sapete che c'è questo filo io? Lo piego a metà, così forse ci entra meglio. Perfetto, ragazzi, questo è tutto. Arduino, RTC e relè. Mo' però andiamo al computer e vediamo come si programma questa roba qua. Ma perché così stanco? Santa la m***a. Santo, c'è il microfono. Ok, ah, bello, ragazzi, siamo tornati dritti, meglio così. Allora, ragazzi, prima ho parlato della campanella, che sarebbe questo progetto qui, sul quale è uscito un video qualche giorno fa, dove praticamente vi racconto come costruire una campanella con Arduino. Dobbiamo usare praticamente gli stessi sketch, vedete, già aperto. Se voi installate la libreria TimeLib, basta che andate su File, Esempi, Time, e poi andate su Time RTC 7. Vi si dovrebbe aprire uno sketch del genere. Questo qua in particolare è lo sketch di quest'altra libreria, della DS137 RTC. Cliccate su Set Time e prendete il cavo USB e collegateci Arduino. Ecco qua. Poi andate qua, fate strumenti, insomma, selezionate la porta. Questa cosa l'abbiamo vista mille volte, carichiamo il programma. In teoria questo programma dovrebbe settare praticamente l'ora sull'RTC e quindi ad Arduino. Sto caricando. Proviamo ad aprire il monitor seriale. Esatto, DS137 configured, eccetera, eccetera, e c'è impostato l'orario che sta qua scritto sul desktop. Quindi a noi va bene, quella è l'ora che ci piace. Poi dobbiamo fare una cosa. Allora, io posso usare direttamente lo sketch qua della campanella, cioè vado qua, copio tutto, trovate il link ovviamente in descrizione, faccio copia, vado qua, faccio incolla. Praticamente questo sketch non faceva altro che, arrivato a un certo orario,
far suonare la campanella, solo che a noi tutti questi orari, per dire, non ci servono, perché io mi alzo ogni giorno alle 9. Ora ragazzi, giusto per farvi vedere, con la nostra ben amata lampada alla presa qua, e accendo la lampada, cioè nel senso che la lascio accesa. Facciamo una piccola prova, facciamo su file, esempi, basic, blink, e se invece di LED built in qua ci scrivo il pin dove è collegata, dove è collegato il mio relè, ovvero il 2, faccio 2 2 2, faccio carica, in teoria mi dovrebbe lampeggiare ogni secondo la lampada. Esatto, come vedete la lampada qua si accende ogni secondo, quindi il relè funziona, la lampada funziona e siamo pronti. Carico un attimo un programma senza niente, così che la lampada si sta ferma, se no come il video dell'altra volta non ci capiamo niente, perché mi lampeggia in faccia la lampada. Perfetto, allora torniamo un attimo qua sullo sketch qua della campanella. Praticamente io gli devo dire una cosa, questo legge minuti, secondi e tutte cose, ma gli voglio dire che per esempio alle 50, ora sono le 11:48, io gli dico alle 11:50:00 fai partire campanella. Ecco, campanella in questo caso è questo programma che me la fa partire spenta, poi me la fa accendere per 4 secondi, perché qua c'è scritto 4000, e poi me la fa spegnere. In realtà no, proviamo a fare qualcosa di più carino, tipo parte spenta, poi gli dico delay di 100 millisecondi, poi alto, poi di nuovo delay di 100 secondi e poi basso. Proviamo così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, così lo fa diverse volte, poi gli do un delay di 1000 millisecondi e poi ricopio tutto questo di nuovo da high a low, faccio ok, faccio carica sull'Arduino, in teoria è 50, no aspettate ragazzi, sono già 50, vabbè allora dovrebbe funzionare in teoria, no? Però no, non funziona, perché no, aspettate, è 51, carichiamo le 51, non pensavo di metterci così tanto a fare copia e incolla. Tra l'altro sul monitor stellare mi sa che mi fa vedere pure l'orario, sì esatto, 29, ok, quindi tra 30 secondi in teoria la lampada si dovrebbe accendere e spegnere. 10 9 8, facciamo finta che io sto dormendo e non succede niente. Ottimo. No, aspettate, che perché? Aspettate, lo so perché, perché sono stupido. Il relè non è al pin 3, è al pin 2. Ok, dai, ricarichiamo tutto, però facciamo ai 52 in questo caso. Ragazzi, sono scemo. No, aspetta, aspetta, spegni, spegni tu. No, perché? Perché parte che è accesa? Ah, perché qua c'è scritto che deve essere. Madonna ragazzi, questo sketch fa cacare. Però vi giuro che se lo volete in descrizione ve lo metto per bene. Dicevo, aspettate, qua l'orario già c'è, già sono i 52. Ecco qua, avete visto ragazzi, avete visto? Funziona, funziona, funziona. Tant'è vero che io mo prendo questa roba qua di nuovo, tutta, 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 la copio e la incollo tipo, non lo so, tante volte. Poi vado qua e gli chiedo di farmelo squillare a 53, ricarico di nuovo, ecco, tra 10 secondi. Io starò dormendo, per dire. Ecco qua, beh ragazzi, se ci avete la cosa puntata in faccia, è davvero disturbante. Beh, mi sa che abbiamo raggiunto l'obiettivo, cioè guardate, voi forse non lo capite perché non sembra, però è davvero disturbante, pure occhi chiusi, no? Se uno sta così, cioè, vorrebbe anche dormire a un certo punto. Anche perché c'è il rumorino del relè che aiuta, perché ti dà fastidio, quel rumore fa tic tic. Ecco, dopo un po' si spegne. Perfetto, perfetto, cioè, perfetto. Raga, è perfetto. Abbiamo creato una campanella proprio così che ti deve andare a disturbare tutta la notte. Però ma dobbiamo fare una cosa interessante, ovvero che per quanto mi riguarda così non ha senso, perché io dormo qua dietro sul letto, no? No, sinceramente io non me la sento, ecco, di levare la lampada dalla mia scrivania e metterla là per sempre solo per questa cacata, che poi non è una cacata, può essere utile. Quindi adesso proviamo a far controllare la luce del, insomma, non mi viene, della stanza, e proviamo a collegarlo alla luce vera. Quindi provo un attimo a levare qua la mascherina, che non è una mascherina, è proprio tutta la scatola. Purtroppo sono fatte così le cose vecchie, e io so che quello che interessa a me è questo secondo pulsante. Quindi dovrei svitare questa vitina qua,
e insomma interrompere tra qua e là. Proviamoci. Non è molto semplice, perché i fili non sono molto lunghi. Ce la possiamo tranquillamente fare, voglio. Minchia ragazzi, ma quanto c***o è lungo questo. Ah no, aspettate, questo filo va fino a là dietro. Riuscite a vedere? Questo filo va fino all'altro. Quindi no, mi sa che non va bene. Questo lo dobbiamo un attimo lasciare qua. Anzi, gli darei pure una stretta. E allora mi sa che ci conviene, mi sa che ci conviene passare dall'altro lato, di qua. Dove vabbè, non si vede una mazza purtroppo per il video. Però svitiamo questo. Pigliamoci il nostro conduttore. No, ho perso la vite. Madonna ragazzi, questi fili, cioè, sono antichi 7000 anni come minimo. Ok, allora mo ragazzi dobbiamo fare altro che praticamente tenere tutto qua un po' in bilico. Ovviamente Arduino vicino alla 220, non c'è problema, non c'è problema ragazzi. Tenere tutto in bilico. Tra l'altro no, si è staccato un cavo sull'Arduino. Ok, ripristinato. Mo al posto di questo che c'era prima ci va un nuovo conduttore, che ci metto qua. Ci metto pure la vitarella. Questo qua invece che abbiamo levato prima lo addrizzo un po', perché sinceramente fa un po' cacare, e lo attacco qua dall'altra parte del relè. Ci do una stretta pure qua. Ok, ma ragazzi mi serve un attimo dirgli a che ora si deve accendere Arduino, ma anche, scusate per le spalle, alimentare effettivamente Arduino. Quindi aspettate un attimo, perché qua non ci arriva, non ci arriva raga, non ci arriva il cavo. Per poco però, orca troia. Vabbè, faremo così. No, aspettate, allora, alimento qua. Ovviamente mo il pin ha deciso di non entrare più. Vai dentro. Devo fare una mossa disperata. Ok raga, qua c'è tutto, come vedete. Tra l'altro là voi vi vedete dentro al computer. Però qua sta tutto il meccanismo. L'unica cosa che mi resta da fare adesso è vedere l'orario e andare a programmare Arduino di conseguenza. Anzi, faccio prima, ragazzi, una prova senza niente. Adesso sono le 12.09. 12. E 09. Anzi, metto le 12.10 e carico sull'Arduino. Dovrei sentire il relè. Quando arrivano le 12.10, fatemi aprire il monitor seriale. Ok, tra praticamente 5 secondi, quindi 5, 4, 3... Perfetto ragazzi, funziona, funziona. Ora gli dico che voglio che suoni a E14, carico. E ragazzi, faccio una delle mie cose preferite, ovvero mettermi a letto. Oddio. È più strano di quanto pensassi. State vedendo? Cioè, la luce della mia camera mi fa da sveglia. E tra l'altro ragazzi, cioè, da un fastidio incredibile, vi sfiderei a non alzarvi così. Ah, tra l'altro ragazzi, vi voglio dire che ovviamente, cioè, adesso qua c'è tutto sto bordello, però voi Arduino lo potete alimentare tranquillamente con un powerbank, oppure se avete una presa sotto la scatola degli interruttori della vostra stanza, collegate Arduino a quello e insomma funziona, non deve per forza esserci il computer, altrimenti, cioè, che schifo. Beh raga, io come quasi ogni video mi sono dimenticato di salutarvi, quindi vi ringrazio per aver visto il video, mi raccomando iscrivetevi, mettete mi piace, condividete a qualche altro amico che insomma c'ha fatica ad alzarsi dal letto. Vi mando un bacione, ciao!